Sabato mattina, alle prime luci dell'alba, si è consumata una tragica vicenda che ha sconvolto New York. Protagoniste di questa triste vicenda sono la dottoressa Crystal Cachette, la figlia di 4 anni. Cachette era uno stimato medico oncologo di 40 anni, che ha fatto carriera presso il Mount Sinai Hospital. La tragedia si è consumata nella sua residenza a Somers, una tranquilla cittadina situata a circa 50 miglia dalla frenetica metropoli di New York. Vittima di questo dramma è la piccola figlia di Crystal, una bambina di soli 4 anni. Le autorità competenti, alle prese con le prime indagini, hanno avanzato l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Crystal Cachette, una professionista esperta nel trattamento dei tumori oncologici, aveva dedicato la sua carriera alla lotta contro i tumori. Tuttavia, la stessa donna che ha dato speranza a molte persone si è trovata travolta da un abisso di disperazione che ha sfociato in questo terribile gesto. Le circostanze esatte di ciò che è accaduto rimangono ancora avvolte nel mistero. Non è chiaro se ci fossero altre persone presenti nel momento della tragedia, oltre alla madre e alla figlia. Il marito di Crystal su piattaforme social aveva condiviso il suo orgoglio per il lavoro della moglie e la loro collaborazione nell'ideare prodotti salutari e nutritivi, sfruttando le sue competenze mediche. Questo rende ancora più incomprensibile l'oscuro segreto che ha portato a questo atto di violenza senza senso.